ricordo, sono nato e cresciuto nelle campagne cuneesi, mi sono formato all'Accademia di Belle Arti a Firenze e poi da ora vivo tra Torino e dove serve, insomma. E, però diciamo che Torino da una decina d'anni è un posto che considero casa. E faccio progetti artistici e che qualcuno potrebbe definire context specific, che è buon vecchio site specific, dove oltre a misurarsi con uno spazio, il lavoro si misura anche col tempo, ma soprattutto con un luogo determinato e quindi suscita tutta una serie di dinamiche piuttosto interessanti, ma anche complesse, soprattutto nella fase poi di presentazione pubblica, perché ci sono delle premesse spesso da fare che servono appunto per introdurre degli aspetti specifici di un luogo, di una realtà sociale col quale poi il progetto è venuto a misurarsi. Diciamo però che le ricerche trovano quasi sempre una soluzione formale in quello che può essere la performance e l'installazione, questo mio malgrado, diciamo, anche perché, salvo rarissimi casi, la forma restitutiva del progetto viene decisa a priori, quindi un lavoro viene formalizzato perché ad un certo punto il progetto è un po' come se decidesse lui stesso quale forma, quale medium servirà poi per veicolarlo e per renderlo più o meno comprensibile. Quindi può venirne fuori un disegno, una scultura, un dipinto, ma anche un libro o anche niente. Questo modo di lavorare anche lì suscita ha degli aspetti interessanti, altri aspetti che sono un po' più complessi. Da una parte sicuramente avviene la cooperazione con altri soggetti, in primis sul piano tecnico-pratico, e quindi quello che io non sono capace a fare devo affidare nella fase di produzione alle mie stanze, per esempio. Però spesso può avvenire anche che questi soggetti intervengano sul piano diciamo intellettuale, quindi può entrare in scena il personaggio proveniente da un altro settore, da un altro ambito di ricerca, perché magari il progetto che si sta sviluppando suscita interesse di un antropologo, di un sociologo o di un cuoco. Bello. E questo perché credo poi, forse, ragionandoci, che l'artista visivo, forse più di altri, abbia la capacità e soprattutto la libertà e anche, se vogliamo, la leggerezza, che non sempre è un male, di poter intercettare dei segnali e nella restituzione di questi segnali, soprattutto nel processo, diciamo, di decodifica di questi segnali, ha la necessità di avvalersi di altre persone che lo aiutino nella lettura di questi segnali. Poi non sempre va così, però a volte può succedere. Uso il termine restituzione non a caso, perché secondo me è una parola particolarmente felice, cioè precisa,
per descrivere quello che è per me il ruolo dell'artista visivo. È anche forse un po' il dovere, ovvero che attraverso il suo lavoro, attraverso la formalizzazione del suo lavoro, quasi sia davvero un'operazione di restituzione, cioè di restituire qualcosa che in realtà non solo gli apparteneva o gli appartiene, ma appartiene a tutti. Quindi semplicemente puntando una luce su qualcosa che magari rapisce il suo interesse. Prima, per esempio, nella presentazione tua, Mattia, no? Questa cosa secondo me era molto chiara, no? Questi personaggi mitologici che poi in realtà possono creare un tracciato dove possono intervenire magari gente che ne sa più di te su altre cose, quindi davvero poi il progetto può trovare una compiutezza reale, può davvero cambiare delle cose. Ecco, questo diciamo era una premessa così, e ora dovrei provare a parlarvi di un lavoro che regga in base a queste cosa che non riuscirò sicuramente a fare. Ma se l'avrei fatta, se non l'avrei ricevuto, dai. Però, no, diventa anche, scusate, due cose assieme, diventa anche complicato. Ho scelto questo lavoro perché diciamo era il più snello proprio in un'occasione del genere, perché per esempio mi è successo, per farvi un esempio lampante di questo divario di senso e di significato che si può generare lavorando specificatamente sull'uomo, no? Sia io che veneziano, che probabilmente altri, hanno avuto modo di lavorare magari molto lontano da qui. A me è successo in un progetto a Nuova Delhi in India, veneziano è stato a Cali in Colombia, e cioè, quando ti trovi in quella condizione di lavoro sei sempre lì a chiederti il cambiamento di senso che può avere quello che stai facendo lì rispetto poi a quello che avrà qui. Magari lì non ne ha e qui è una cosa clamorosa e esotica, e magari lì viene visto come un intervento colonialista, non lo so. E quindi ho scelto questo progetto recente proprio perché questo divario è minore, quindi è diciamo più è più facile anche capirlo senza vedere, insomma, senza dover spiegare tutta una serie di cose. E dunque, questo progetto di cui vado a parlare è un progetto molto recente. Mi piace parlarne anche perché ha una fase che è ancora inedita, quindi in divenire, quindi è anche molto fragile, se vogliamo. Insomma, quindi se avete delle osservazioni da fare sono molto, molto ben accette. Ed è un progetto che nasce all'interno di un'iniziativa promossa dalla Cassa di Risparmio di Cuneo, coordinata dall'associazione Arthur, di cui abbiamo anche almeno un esponente, ma due esponenti, è curata dall'amico Claudio Caravello. E niente, semplicemente era l'idea di una dinamica molto semplice, si chiama local art questa cosa, artisti nati, residenti o operanti o che avevano un lavoro che si potesse collocare sul territorio cuneese, potevano presentare un'opera e quest'opera poteva insomma entrare in un processo di acquisizione con un premio acquisto in denaro. E io ovviamente non ho opere belle fatte, e poi comunque non ho potuto resistere alla tentazione di pensare qualcosa
ad hoc per Cuneo, che poi è stata in parte la mia città. E c'è una cosa interessante a Cuneo, che l'amministrazione considera la punta di diamante degli eventi culturali della provincia Granda la fiera internazionale del marrone, la sagra della castagna, insomma, che tra l'altro sarà la settimana prossima. E quindi, insomma, l'idea è stata proprio di intervenire su questo contesto. E chi di voi avesse avuto la fortuna di passare alcuni in quei giorni avrà sicuramente notato queste strutture, che sono degli accrocchi, dei trespoli pensati. Ora non so se si utilizzino anche in altre sagre della castagna, però alcune sono veramente caratterizzanti non li ho mai visti della fiera. Sono questi trespoli che vengono utilizzati, sono pensati per poter cucinare le castagne, le caldarroste, in maniera molto, molto copiosa, no? Industriale. Esatto, e a me è un aspetto che in parte si collocava in alcuni aspetti della mia ricerca. Comunque c'è un apparato performativo bello tosto, con questo fuoco, insomma, molto suggestivo. Molto teatrale. Molto teatrale. Anche i personaggi, qua c'è un ganda. Ci vuole capacità. Grazie di questo cross, perché è proprio sulla capacità del cucinare caldarroste che poi si è andato a inserire il mio intervento. Quindi semplicemente io ho detto, siccome poi la Fiera della Castagna è l'evento culturale cardine, questo per l'amministrazione, io ho pensato, allora bisogna trovare un sistema per portarlo ai massimi livelli, soprattutto questa pratica, così che anche poi magari le generazioni future crescessero, avessero modo di crescere con un'abilità, dandogli la possibilità di portare questa abilità e la tecnica e la prestanza fisica per svolgere questo tipo di attività anche in futuro. E quindi ho iniziato a fare ricerca e ho trovato questo genere di attrezzi che sicuramente chi frequenta i parchi cittadini avrà notato, sono delle palestre pubbliche. Pensate. Dove le aspettate queste foto? Queste sono alcune cose della rete, alcune sono in parte dei parchi di Torino. Per esempio a Ruffini c'è, a Valentino c'è. Sono delle aree dove si trovano questa sorta di aggeggi, questi giochi per adulti, molto belli tra l'altro. Sì, secondo me, che servono per appunto poter fare fitness, poter fare palestra gratuitamente nello spazio pubblico. Questo a Ruffini, per esempio, serve per sviluppare i muscoli delle spalle. Ecco. E quindi io ho pensato di coniugare queste cose. Quello che ne è venuto fuori, questo genere di strumento, tra l'altro alcune immagini che vedremo sono il credito di Valerio Mangi qua presente. E niente, questo lavoro, che in realtà è una scultura, si chiama Mundai Public Jinbir, che per chi conosce il piemontese, il Mundai è la caldarroste, insomma. E Public Jinbir è il nome originale di quei macchinari che sono davvero attrezzi pubblici per la palestra. Ecco, questo...
Ho detto che c'è una fase ancora in divenire. Queste foto che vedete sono state scattate all'interno della presentazione, poi dei lavori selezionati per questa iniziativa. Però l'idea alla base del progetto è che questo lavoro poi trovasse una collocazione nello spazio pubblico, cioè nel parco, cioè a me piacerebbe in un parco preciso di Cuneo, e che fosse messa lì come sono messe quelle altre macchinari a Ruffini, appunto utilizzate. La cosa poi, secondo che interessa a me, è il fatto che questa macchina non serve a niente fondamentalmente, perché non è che il cucinare le calde arroste necessiti di un potenziamento muscolare. E quindi è interessante queste immagini, mentre le stavo scegliendo, sono curiose, perché anche i bambini in realtà non sanno bene come giocarci con... Quale muscolo potenziare? Sì, no, più che altro è che non sono... Sì, non è una carina, è vero, è fatica. No, attrae come oggetto, attrae perché è bello, no? Ha un bel colore, eccetera. Però i bambini si stufano in fretta. Gli adulti magari capiscono, perché non capisci cosa. Poi ti siedi e se sei del posto ricolleghi un po' di cose, dai due spadellate, ma poi in realtà rimane lì. E quindi quello che poi stava alla base di tutta questa cosa, oltre all'aspetto ironico, insomma, anche parte della provocazione che può venirne fuori da questo oggetto, è il fatto che l'idea è che questo oggetto, collocato nello spazio pubblico, verrà realizzato un playground antitrauma, no? Quelli morbidi dei parchi giochi. Verrà collocato l'oggetto e siccome è una macchina celibe, che non ha un futuro nel suo utilizzo, presumibilmente non verrà più utilizzata, e quindi forse può essere interessante la riflessione che può venire fuori in un qualcosa che non nasce forse come monumento, ma lo diventa, nel senso che poi, come tutti i monumenti, non ci puoi salire sopra, comunque. Però forse ci arriva da un'altra strada a questa conclusione. Questa poi è una riflessione mia e fa anche acqua. No, perché c'è il tempo di poter giudicare, voglio dire, perché magari ci potrà anche essere chi, magari bisognerà usarli. Sì, la vedo dura. Però adesso è ancora lì a Cuneo. No, adesso è ricoverata perché è stata smontata da questo contesto qua. E aspetta la collocazione definitiva, ovviamente poi immagino siano cose con processi abbastanza complessi. Ma sempre a Cuneo? A Cuneo, sì. Infatti, altro cross interessante è il fatto che poi, diciamo che questo lavoro dovrebbe avere una declinazione, cioè in realtà questo lavoro dovrebbe essere presentato presso lo stand della Cassa di Risparmio di Cuneo, che sarà adattissima, e quindi lì si è posto già un bel problema, nel senso che intanto non mi piaceva l'idea di prenderlo e montarlo qua a Torino, da una parte perché era un po' troppo prepotente come gesto, essendoci anche altri artisti, e dall'altra perché fuori da là, fuori dal contesto cuneese, diventava un po' complicato. E quindi sto lavorando, cioè, appunto, questo aspetto inedito che ho accennato, è una cosa sulla quale sto lavorando e sarà, diciamo, un tentacolo ulteriore del progetto, che verrà presentato nel contesto di Artissima, però sotto una, cioè la scultura non ci sarà più e non sarà neanche documentazione. Ci sarà nel senso delle immagini, un video, ci sarà... E magari poi lo vediamo là. Perché è un po' secca come cosa, quindi era per non guastarvi. Ah, che la sorpresa. Però immagino che se più o meno tutti ci farete un salto, quindi immagino che là, se vi capita di passare da lì, penso che riuscirete a ricollegare abbastanza facilmente
delle cose. Questa era la questa presentazione di il lavoro questa struttura è stata fatta ovviamente da, sì, da un fabbro. Sì, sì, sì. È una struttura che è stata, sì, è molto semplice, quindi non è che ha dovuto avere, cioè nella fase progettuale è stato un disegno che ho fatto io, e delle quote che ho messo io, così, è tutto arbitrario. A occhio, e poi sì, c'è stata un fabbro che è molto bravo, che l'ha realizzata, ha una verniciatura, diciamo che l'idea era di fare una macchina, cioè una palestra pubblica, quindi non c'era tanti fronti, doveva essere una cosa resistente, semplice, resistente, il più possibile vicino al concetto di eterno, e quindi ha una verniciatura a polvere. Il colore l'ho scelto io in base poi alle possibilità che questa verniciatura dà, in base al fatto che comunque la cattivanza era un elemento che secondo me andava messo, e quindi sì, è molto semplice come dinamica, cioè è una macchina pensata, se proprio vogliamo entrare nello specifico tecnico dell'idea di fitness, rispetto alla padella reale, al fulcro spostato indietro, esatto. Questo per complicare, perché deve essere più faticoso, cioè allenante. Esatto. Ecco, volevo chiedere, ma tu l'hai provata la vera padella di Cuneo? Sì, sì, sì. Provata? Sì, sì, sì. Sì. Sì, però è pesante. No, diciamo che la non è pesante, però essendo che è agganciata là vicino al padellone, permette lo non so come si chiama in termini culinari, ma lo spadellamento. Ha una catena sola, sì. Hanno una catena, esatto. C'è, cioè, questo tre. In realtà poi originariamente il primo disegno che avevo fatto si aveva una struttura così un po' ATP, no? Sì, sì. Però in realtà era un lavoro che formalmente doveva essere giocato molto sulla sottrazione, perché doveva puntare solo allo sforzo. Quindi in realtà quando tu, cioè la macchina che usano i canottieri, non c'è la canoa. Certo, certo. Quindi, sì. Neanche il fiume. Chiaro. Sarebbe bello, ma. Sì, sì. E quindi sì, c'era per dire questa, no? Uh-huh. E quindi boh, tutto qua. In buona sostanza, cioè, anche l'operazione di spadellamento è resa un po' più complicata, perché sì, giustamente più difficile, più faticosa, diciamo così. Sì, perché comunque tu devi allenarti in funzione di. Sì, in realtà lo studio dinamico. C'è una cosa importante che non ho detto. Il fatto che il weekend prossimo ci sarà finalmente di nuovo la Fiera Internazionale del Marrone a Cuneo, no? E quindi l'opera viene ospitata dalla Proloco di Chiusapesio e verrà collocata nella piazza vicino agli spadellatori, in Mundaie, e fungerà da campo di riscaldamento. Sì, sarà lì, nel senso che loro eventualmente potranno sganciare, o del faticamento anche, però potranno sganciarsi dalla postazione, e anche per prevenire infortuni andati da reiterare movimenti. Certo. Mi ha fatto un intervento appena, proprio di stagione. Comunque. Eh sì, hai visto come. Fantastico. Dovevamo fare, sì, due castagne, dovevo dire, se inizia dalla settimana prossima mangio castagne. No, e quindi no, è stato tutto molto bello, perché poi adesso poi cazzeggio, però in realtà quando poi ragioni con la realtà locale è molto bello, perché vabbè, loro hanno risposto, certo. E se avete fatto un minuto, come è stata la risposta? No, niente, poi grosso ha fatto l'associazione Auto. Ah, okay. Però io ho avuto contatto col presidente
l'associazione della Prologo di Chiusa Pesio, ho visto che era su WhatsApp, e poi è più giovane di me, insomma, quindi è stata una cosa molto... E lui mi ha detto sì, l'installazione artistica, cioè era non un approccio, siamo onorati, eccetera, però io gli dicevo guarda che lì, cioè io voglio tipo quella barba che la prova, perché sennò perde tutto, non è un'esposizione. Però ho detto, e infatti poi quando si lavora in contesti più, cioè, anche più piccoli, è interessante perché poi... Cioè se tu sogni di avere l'immagine di questo oggetto veramente sul posto, no? Sì. Il fatto di poterlo fare è un regalo grande. Chiaro. Cioè, oltre che a me, anche al senso di quello che uno fa. Che loro mi fanno, certo. Sì. E poi comunque appunto, qui diciamo, sfatando un po' questa idea che tanto che arte contemporanea e certe persone non arriveranno mai a capirla, non è vero, perché se poi uno diciamo. Non sai con chi ha a che fare, quindi magari nel caso tuo, ma comunque in ogni caso ho visto che se tu... Io ora poi non voglio inoltrarmi in discorsi complessi. In parte credo che se non si capisce il problema dell'artista, però cioè può anche esserci una fase di sottrazione di non so se... il fatto di renderla meno comprensibile volutamente, quindi sì. Non lo so, poi lì è soggettiva. Sì, e poi secondo me non bisogna avere mai paura, io penso che se tu poi ne parli, alla fine comunque riesci sempre a trovare, se il tuo lavoro diciamo, giustamente fatto in un certo modo, sicuramente riesci a anche i luoghi più impensati, se vuoi, no? Perché poi tu dici, sì. Chi aveva mai detto che riuscivi a portare, a far usare veramente... invece magari ci riuscirai pure. Sì, o magari no. Però magari no, però vedi comunque è lì e quindi poi ma sicuramente la faranno, perché quello sarà la prova, perché poi diventa una cosa stupenda. Io ho visto i bambini che ci giocavano su questa cosa, effettivamente cercavano di usarla come se fosse un'altalena. Però non funziona. Ma no, non funziona, perché fondamentalmente è un po' scomoda, diciamo, perché quella la parte della cosiddetta padella si può stare su di una dall'altra parte, effettivamente. Un po' difficile. Sì, poi tecnicamente nasceva con una sfera al posto di questa lente, questa struttura di lente che ha, solo che ho dovuto confrontarmi col fatto che realizzare una sfera non era facile. Di quel diametro, no, era, cioè, andava, diventava una cosa fatta a spicchi, e io ho visto un prototipo, seppur molto bello, però diventava una cosa un po' medievale, mentre nel mio disegno originale era tipo un enorme ciupa ciupa appeso lì in mezzo, quindi era solo di là, non c'era neanche era solo il peso, no? Cioè, a me piaceva l'idea che fosse solo una roba pesante, cioè il peso di là e basta, perché non ha... Così aumentava forse anche di più la fatica. Sì, comunque non è... è tostarella, sì, eh? Sì, 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 è pesante. E però credo che per questioni di sicurezza, forse nella fase definitiva, ci sarà un altro anello perpendicolare a questo, quindi diventerà come se fosse equatore il suo corrispettivo verticale, cioè questo se proprio. E voi non avete avuto per far andare in un parco pubblico, non hai dovuto, diciamo così, soddisfare qualche legge, criteri. Ma dici qua dove era qua? Sì, no, in generale, dico in una possibile collocazione in un parco. Lì avrà capita, però diciamo che l'accettazione del progetto cioè il progetto implicava la destinazione, perché se no non. Allora senso. No, non l'avrei neanche realizzata. No, perché se no. Cioè. La sua completezza lì, altrimenti diventa una scultura che se la guardo come una scultura è un'altra cosa, no? Sì. Non ti soddisfa. No, sono cose. No, ma è tutto lì sul filo che poi sono delle cose che attribuiamo noi agli oggetti, no? Quindi non saprei. Sì, sì, sì. No, comunque. No, questo era, insomma, appunto, per parlarvi di un progetto abbastanza secco bello. Ed evitarvi tipo... No, molto bello.
niente, tu hai finito? Sì. Allora, se qualcuno vuole fare qualche domanda, se no... C'è un intervento con Cosimo e poi magari si confronta insieme, se volete... Lui si racconta un pochettino di progetto di Diogene.